Il prossimo relatore è il professor Alberto Izzotti. Il suo argomento è polifenoli e glaucoma. E in attesa che vengano pubblicati i dati sullo studio prospettico multicentrico che compara l'effetto dello spritz verso l'effetto del Negroni su pazienti con glaucoma incipiente, sentiamo veramente con interesse. Il professor Izzotti non è un oculista, posso dire due cose? Mi permetti? Ma è veramente un esperto di questo settore che da molti anni si occupa di fisiopatologia oculare, oltre che di altri settori della medicina, ma è veramente stato un grande stimolo per tutti noi e credo che sia stata un'associazione virtuosa quella con Sergio Saccà, che vi ha permesso di evidenziarci e pubblicare effetti della fisiopatologia oculare che nessuno veramente aveva esplorato prima. Quindi grazie per essere con noi. Ti ringrazio Carlo, io in realtà ho questo peccato, sì, originale, sono un ordinario di medicina preventiva e sono un primario di un'unità che si chiama medicina preventiva. E perché questo? Perché ho fatto il medico di medicina generale per 7 anni, ma mi chiedevo sempre il perché, ma perché succede questa cosa? E quando è venuto Sergio da me, no, mi ha detto esiste questa cosa, il glaucoma, mi sono messo a studiare e ho visto che in effetti non c'erano certezze. E beh, oggi invece abbiamo affermato tutti con una concordanza di intenti che è rara nei consensi scientifici che il glaucoma è una patologia dovuta, sostenuta e promossa dal danno ossidativo nel trabeculato sclerocorneale. Non avete idea della soddisfazione viscerale che mi dà a fare questa affermazione. In un mondo in cui le certezze non ci sono, in cui socraticamente l'unica certezza è quella di non avere certezze, noi abbiamo una certezza, sviluppata all'inizio con Sergio nel 2003-2004 e poi riconosciuta in tutto il mondo, dato riprodotto sperimentalmente. Il glaucoma è la situazione patologica umana in cui è maggiore il livello di danno ossidativo, insieme all'aterosclerosi, con cui alcune somiglianze ovviamente. E questo non è un epifenomeno, non è qualcosa che succede e che c'entra poco col glaucoma, ma è la forza che guida patogeneticamente l'insorgenza e la progressione della patologia. Avemmo il dubbio all'inizio con Sergio, perché non solo vedevamo tanto danno ossidativo, ma come ben vedemmo elaborando i dati clinici, c'era una correlazione fortissima con le variabili cliniche dell'outcome clinico più predittive, intraocular pressure e ovviamente campo visivo e progressione dei suoi difetti. Ma come mai tutto questo danno ossidativo? Ma perché il trabeculato non è fatto per difendersi dal danno ossidativo? Iride e cornea sono fortissimamente equipaggiate di antiossidanti, si beccano la luce tutto il giorno e deve dargli qualcuno gli antiossidanti. Il trabeculato no, non è esposto direttamente alla luce e quindi in camera anteriore è di gran lunga un tessuto sensibilissimo al challenge ossidativo che ha un patrimonio endogeno di antiossidanti veramente limitato. Sì, ma ci chiedemmo con Sergio perché noi vogliamo capire il perché delle cose, il vizio che abbiamo, ma da dove viene questo danno ossidativo? Non ci sono fattori di rischio di origine ambientale, illumino forte, ma la luce non ci arriva sul trabeculato. Ma insomma, dimostrammo con questo lavoro che l'origine è endogena. Eziopatogenesi ha una sorgente tipica nelle mitocondriopatie, tra le cui rientra il glaucoma, che è appunto il mitocondrio, soprattutto nelle varianti ovviamente degenerative di glaucoma, cioè pseudosfogliazio e angolo aperto. Il livello di danno mitocondriale è altissimo e correla fortemente col danno ossidativo. È da lì che viene fuori il tutto. Ma il mitocondrio non è solo fabbrica di energie e produttore di ROS endogeni, è innanzitutto il controllore delle vie intrinseche dell'apoptosi. È ciò che in una cellula, ad esempio, che si sta avviando a malformazione, immaginiamo un cancro, dà un segnale e suicida la cellula. È il controllore dell'apoptosi intrinseca. Quando si danneggia il mitocondrio, si rilasciano i citocromi C e si attiva BAXPCL2, tutte le vie dell'apoptosi intrinseca.
Non stupisce quindi che a fronte di un forte danno mitocondriale nel glaucoma, cioè danno ossidativo, corrisponde ovviamente una forte apoptosi, qui evidenziata per l'appunto al di sopra in cellule di soggetto non affetto e al di sotto dagli indici rosa che vedete, con questo incremento di 8, 9, 10 volte veramente impressionante nel rate apoptotico istantaneo, che poi ovviamente si proietta nel corso della patologia degenerativa per molti anni, determinando ovviamente l'impoverimento cellulare, l'ipoplasia di questo tessuto che non può più essere in grado di funzionare. Questo si vede chiaramente anche nelle variazioni della componente dell'umoracqueo in camera anteriore. Quando c'è questo danno vistoso intrabecolato, qualcosa esce, le cellule muoiono, questo non dovrebbe stupirci, è un concetto banale che usiamo in medicina interna, quello delle transaminasi, è perché se muore una cellula del trabecolato qualche proteina non potrebbe uscire, ci dicemmo con Sergio sempre. E allora io gli dissi, beh, io ho gli antibody McCreary, 1202 proteine per antibody, facciamolo, costa un po' tanto, le risorse ce le metto io, ma sono troppo curioso di questa cosa. Questo è il profilo di espressione proteamica in acqueo di un soggetto fisiologico, un controllo e di pari età, ovviamente ora non entro in troppi dettagli perché non ho tempo, è un soggetto invece chiaramente glaucomatoso, cambia moltissimo l'espressione, soprattutto per alcune proteine e vi faccio un riassunto, quello che troviamo è un rilascio di citocromi, soprattutto Bax, caspasi. Ovviamente tutta l'attivazione dell'apoptosi mitocondriale, cioè quella intrinseca cellulare, che è provato esserci nel glaucoma in paziente da questi studi clinici fatti su 30 soggetti non affetti e 30 non affetti, su ognuno valutando 1200 proteine. Fatevi un po' di conti su quale che è la mole del database. Ma altre proteine si muovono. Ad esempio, quelle che abbiamo trovato più downregolate di tutti sono gli antiossidanti. Beh, ovvio, se c'è un danno ossidativo, ad un certo punto le capacità di difesa dell'acqueo sono superate ed è allora che insorge la patologia. Ovviamente qui si guardano antiossidanti tipici dell'acqueo esterno. Come reagisce il trabecolato a questa situazione di danno ossidativo? È curioso perché il trabecolato è un organo che a me affascina in modo straordinario. Ho detto un organo, infatti non è un tessuto, perché la derivazione embriogenetica del trabecolato è molto interessante, prevede il confluire al suo livello, situazione praticamente unica nell'embriogenesi umana, di tessuti di origine mesodermica e di tessuti di origine neuroectodermica. È una situazione straordinaria, unica, a me ha affascinato subito questa cosa. E allora questo gli conferisce alcune capacità che sono tipicamente mesodermiche, espressione ad esempio di miosina, di, proprietà contrattili, o espressioni qua vedete in verde di proteine più francamente neurotrope, neuronali. Non esiste un'altra cellula che sia capace di fare contemporaneamente queste due cose. Questo è importante perché funzionalmente condiziona la risposta patologica del trabecolato al danno ossidativo. Prendiamo un pezzetto di trabecolato dal paziente, ex vivo, coltura primaria, e ci mettiamo sopra l'acqua ossigenata, facciamo il danno ossidativo, situazione fisiologica, le belle cellule affusolate del trabecolato, nessun problema, ci metto sopra l'acqua ossigenata. Come reagisce il trabecolato? Prima cosa si contrae, attivazione di rocchinasi. Certo, la miosina, la componente mesodermica, questo ovviamente comporta una diminuzione della superficie di scambio, una insofferenza funzionale del trabecolato che vedete qui chiaramente nel rimpicciolirsi di queste cellule, nel loro arrotondeggiarsi, nel non muoversi verso l'apoptosi. E questa è la prima conseguenza sul trabecolato del danno ossidativo. E la seconda? La seconda è il rilascio di proteine neurotrope. Lo abbiamo chiaramente dimostrato in esempi di co-coltura, siamo in situazioni normali, co-coltiviamo trabecolato con glia, questa è la situazione fisiologica, ma se danneggiamo, badate bene, il trabecolato, è al di là la glia di ovviamente pozzetti che impediscono al danno ossidativo di passare dall'altra parte, si dimostra che ciò che passa ed è rilasciato dal trabecolato colpisce la glia e determina fenomeni di attivazione prima di degenerazione poi di tipo gliale. E questa è una situazione affascinante, unica, perché il trabecolato ha anche mista un'origine di tipo neuroectodermico e quindi è in grado di parlare con i neuroni. E lo fa purtroppo in via eziopatogenetica. Ma allora viene la tentazione un po' giornalistica, se tutto funziona così blocchiamo il danno ossidativo e la malattia dovrebbe addirittura guarire, perché è quella la causa. Ma non funziona esattamente in modo così semplicistico. Tutta una serie di studi, alcuni francamente irrazionali, perché usano antiossidanti addirittura
extracellulari, cioè il danno ossidativo nel glaucoma è intracellulare, profondo, vicino al mitocondrio. Se mai pensiamo di usare un antiossidante, deve essere un antiossidante che raggiunge la sede del danno. Cosa c'entra dare un antiossidante che agisce in sede extracellulare? Quindi molti studi hanno anche poco razionale. Allora ci si focalizza sulla categoria di antiossidanti che farmacologicamente è quella che in modo più appropriato raggiunge l'ambiente intracellulare. I polifenoli sono fatti per quello. Riescono a fare questo perché sono lipofili fondamentalmente. Vedete qua la molecola, molti anelli fenolici, quindi il polifenolo riesce a passare bene la membrana per entrare all'interno della cellula. Oh, nella dieta ne abbiamo tantissimi, che bello, riempiamo i pazienti di vino rosso, di tè verde e anche di birra. Ma qualche problema vorrei pormelo, perché la biodisponibilità dei biofenoli alimentari è nulla, in realtà bassissima. Anche se nel resveratrolo ci addizioniamo l'etanolo, vino rosso, per aumentare la biodisponibilità, la quota assorbita a livello enterico è minore dell'1%. I francesi e gli italiani hanno il vino, i tedeschi la birra, no? Perché hanno investito, come noi non abbiamo l'antiossidante alimentare. Allora una cara amica, Clarissa Argerheuser, l'ha trovato, è l'oxantumolo. Mi siedo a un congresso come questo con lei e le dico: facciamo due conti, quanto devo dare di birra al mio paziente per avere un effetto antiossidante? Facciamo due conti, 25 litri al giorno. E dice: scusa, non è possibile. No, per un tedesco potrebbe essere raggiungibile. E in realtà la migliore biodisponibilità dei polifenoli, scusate, ce l'abbiamo noi italiani, ed è il pilastro della cucina mediterranea, ed è un fenomeno interessante di biodisponibilità del licopene, il pigmento rosso della buccia del pomodoro, che non è biodisponibile se mangiate il pomodoro crudo, ma se lo cuocete a caldo con olio d'oliva, l'olio, noterete, diventa arancione, perché diventa biodisponibile il licopene, ed è una situazione di biodisponibilità eccezionale. Allora, perché non usare queste conoscenze? Beh, l'idea di dare il polifenolo nella dieta è un po' semplicistica, a mio parere, come avete capito. Certo, c'è una vasta letteratura con risultati che sono stati discussi adesso, diciamo borderline, per fare un sunto. Ma il razionale qual è? Ma in tutte le supplementazioni dietetiche c'è un passaggio, che è il fegato. Cioè, il fegato pesa 1,5 kg, il trabecolato pesa un po' di meno. Il fegato sta lì per prendersi lui tutti gli antiossidanti. E poi li sequestra e li rilascia quando ce n'è bisogno. Cosa significa? Che è difficilissimo oggi, con diete normali, quali abbiamo nei paesi sviluppati in Occidente, andare in carenza di antiossidanti. Vitamina C ne abbiamo 1 grammo dentro, hai voglia di andare in carenza, è veramente difficile. Questa è la famosa curva di Neubauer che afferma questa cosa. Se noi supplementiamo, in realtà non supplementiamo nulla, perché il patrimonio epatico è già pronto, e quindi semmai rischiamo un'ipervitaminosi. La supplementazione va data quando c'è l'ipovitaminosi, allora è efficiente, efficace dal punto di vista clinico, se no o è inefficace o addirittura potrebbe essere controproducente. E certo che nel caso del trabecolato questo è veramente qualcosa di difficile, perché è un posto difficile da raggiungere. Allora, se vogliamo passare dal counseling dietetico, che ha tutti i limiti che ho discusso, a una preparazione farmacologica tropica attiva in modo specifico sul trabecolato, dobbiamo tenere conto di una serie di variabili che sono in primis la biodisponibilità, la capacità di entrare all'interno del target tissue in quella sede a livello intercellulare, e che sia assolutamente una preparazione sicura ma anche efficace dal punto di vista del meccanismo che vogliamo modulare. Ci mettiamo lì con Sergio e ragioniamo ancora una volta su questa cosa, e questo è l'articolo che abbiamo appena submit, cioè i polifenoli diamoli localmente anziché darli per os. Quale può essere il vantaggio e quali sono le problematiche? Che polifenolo diamo? Non uno, ma non un miscuglione come è stato detto prima, ma una miscela calibrata su alcune farmacodinamiche specifiche. La prima è la biodisponibilità. Il polifenolo da solo non entra, ma se gli metto insieme un agente lipofilo viene biodisponibilizzato, come accade con il licopene per l'olio d'oliva. Per questo nelle miscele polifenoliche che abbiamo sviluppato ci sono le catechine, ci sono altri polifenoli, la luteina, ma ci sono anche acido oleico e linoleico, che sono i vettori che rendono biodisponibile, almeno questa era ovviamente l'idea di partenza, il farmaco, il principio attivo. E queste sono le analisi in gas massa che dimostrano appunto che questo pleiotropismo, lo chiamiamo così, non miscuglione, però insomma il termine è questo, il pleiotropismo è stato raggiunto, ecco.
È vero, evidence-based. Prendo il pezzo di trabecolato, ci metto le catechine e guardate, ovviamente le marco prima in fluorescenza, niente, non entra niente, ci passano sopra, non c'è biodisponibilità, credo di averle date, le ho date, ma non ho ottenuto nulla. Se invece do il miscuglione, cioè la miscela pleiotropica catechina acido oleico, vedete come si assorbe all'interno, riesce ad essere farmacologicamente attivo proprio per questa aumentata biodisponibilità che è caratteristica di queste miscele complesse di polifenoli. Prima di tutto mi chiedo, ma è sicuro questo prodotto? Abbiamo avuto esperienze veramente con Sergio piuttosto drammatiche con i conservanti dei colliri, che per me è stato un mondo veramente straordinario. Scusate, lo dico chiaramente, io insegno anche igiene, il benzalconio lo propongo per lavare i pavimenti. Scoprire che era nei colliri è stata una cosa che mi ha lasciato veramente di stucco. Insomma. Per cui la prima cosa quando mi metto davanti a un eye drops, dico, siamo sicuri che non faccia male? Purtroppo la cellula trabecolare è la cosa più sensibile che esista, qualsiasi tipo di danno tossicologico o anche ossidativo. Beh, certamente in questo caso non abbiamo nessun segno di sofferenza cellulare, quindi il polifenolo assolutamente a queste dosi non ha nessun problema, né estrinsechiamo fenomeni, alcun tipo di frammentazione degli acidi nucleici. Quindi in questa analisi, che è stata la prima nostra preoccupazione, il preparato è sicuro, certamente. Andiamo in vivo, perché questo poi è il target, con tutte le difficoltà che abbiamo in Italia, infatti siamo dovuti andare in Kazakistan, facciamo un test sul coniglio e dimostriamo che certamente in un test anche così sensibile come il test di irritazione congiuntivale non abbiamo nessun effetto sostanzialmente nelle 24 ore successive. Primo un non nocere, abbiamo risolto il problema e quindi possiamo andare a vedere se è efficace. Non mi interessa solo che non faccia danno, ma anche che abbia l'effetto benefico. Il sistema di challenge lo abbiamo sviluppato e già ve l'ho presentato. Trabecolato, metto il perossido di idrogeno, le cellule vedete che muoiono, diventano tutte rotondeggianti e vanno in apoptosi. È una cosa che abbiamo già spiegato, si vedono chiaramente come traslucide, staccate rispetto al mezzo di adesione. Ma se pretratto soprattutto, tutto o contratto o post tratto con efficienza un pochino minore ma comunque presente, le cellule non muoiono, vedete che non diventano traslucide nonostante ci sia acqua ossigenata 50 micromolare, quindi a dosi veramente piuttosto importanti. Vediamo la stessa cosa come sempre si fa con altri test, tipicamente il MTT, sale di tetrazolio, sono test di vitalità cellulare ma di, soprattutto di funzionalità mitocondriale, per questo mi interessavano. Do l'acqua ossigenata, funzionalità mitocondriale condriale crolla, si azzera. Pretratto, cotratto, postratto con polifenoli biodisponibili, ecco che l'acqua ossigenata, nonostante sia presente nel mezzo, non determina diminuzione della funzionalità mitocondriale e quindi citotossicità. Da ultimo valutiamo la frammentazione dell'acido nucleico, la specie ossidativa dell'ossigeno dà fenomeni di genotossicità, l'8-idrossidesossiguanosina è il più tipico, che poi quando arriva alla polimerasi si trasforma in sito apurinico, vulgata, si frammenta l'acido nucleico. Infatti il trabecolato è sensibilissimo all'acqua ossigenata, quando fate danno ossidativo il DNA in Comet test, un'elettroforesi dell'acido nucleico, fa le sue code perché è tutto frammentato, quindi migra molto bene nel campo elettroforetico. Ma se pre o co-trattiamo le cellule di trabecolato con i polifenoli biodisponibili, questo danno viene ad essere silenziato. Insomma, nel complesso credo oggi che la storia del glaucoma che ho vissuto negli ultimi 20 anni con Sergio sia stata assolutamente affascinante. Credo anche però che le evidenze scientifiche oggi per la prima volta ci mettano di fronte al fatto che non stiamo solo passivamente osservando una fisiopatologia, ma finalmente forse qualche cosa di utile per la clinica stiamo cominciando a proporlo. Grazie mille per l'attenzione.